Oh, finalmente è arrivato il momento di spiegare per chi non lo sa cosa è una randomizer su Inazuma Eleven. Ciao a tutti ragazzi, io sono AndreLink91 e benvenuti in questo video. È da un po' di tempo che vedo girare su YouTube e anche su Twitch queste randomizer di Inazuma Eleven, che siano 1, 2 o anche 3, però il 3 non so come sia possibile, ma ho deciso di dare un'occhiata a quello che effettivamente si fa nella serie. La principale modifica è quella che si fa ai personaggi, ovvero che ai personaggi casuali, che siano essi forti o meno, tecniche casuali, elemento casuale, sesso casuale, maschio o femmina per intenderci, e anche ruolo casuale, attaccante, difensore, invertito, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, ma sostanzialmente cambia solo questo, ma ho pensato anche che, ehi, perché non rigiocare in Azuma Eleven 2 e vedere se mi capitano personaggi penosi? Ed infatti tanto è stato. La squadra che vedrete nella randomizer è una delle peggiori squadre che potessero capitarmi. Personaggi deboli, deboli, deboli e soprattutto deboli agli elementi dell'avversario. Di continuo, di continuo. Ci sono cose che non si potevano vedere davvero. Tiro che non entra in porta neanche per sbaglio. Però poi quando fai un tiro normale entra perché il portiere si dimentica di avere una tecnica. La cosa che però magari potrebbe interessarvi di più è come avere una randomizer in italiano, visto che non si può randomizzare il gioco in italiano. Vi lascio in descrizione un video di White che spiega appunto come randomizzare una ROM italiana. Se volete andare a vedere quel video, liberissimi, altrimenti chi vuole rimanere gli spiego insomma due cosette sulla randomizer, in modo da avere più informazioni possibili e decidere se affrontarla o meno. Ovviamente la randomizer è basata sulla fortuna, chi vi capita è basato totalmente sulla fortuna, perché appunto è casuale, random. Io per rendermi il gioco più difficile o facile ho randomizzato anche gli oggetti nelle ceste, però non è che siano stati proprio tanto randomizzati, non so se quella funzione funziona per l'appunto, oppure non, oppure no, perché ho lasciato keep important item e penso che i punti passione vengano contati come oggetti importanti, così come le tecniche, oltre che oggetti che servono per avanzare negli ultimi capitoli della storia. Però per non agevolarmi il compito, ho fatto ben tre randomizzazioni. La prima è andata malissimo ed è quella che vedrete nel primo episodio. Ho randomizzato tutto, tutto randomizzato, tecniche, a che livello le imparano, che tipo di tecniche imparano. Nessuna tecnica imparata all'inizio, è un disastro fatto totale. E dico, vabbè, me la rendo più difficile possibile. In fondo, basta allenare i personaggi e poi sei forte. No, perché il gioco è non è proprio simile a Inazuma Eleven Go, dove devi per forza completare l'obiettivo che il gioco ti impone. Ma se il gioco ti dice, ehi, segna con questa tecnica e tu non hai quella tecnica, non puoi farlo. E quindi devi in qualche modo aggirare il problema e superare quell'ostacolo. Infatti, per la prima partita ho dovuto fare una cosa che ho poi eliminato facendo una seconda randomizer. Nella seconda randomizer ho fatto tutto lo stesso casotto, tranne che ho detto tieni le tecniche di partenza. E ho detto ok, tengo le tecniche di partenza in modo da poterle effettuare, ma tutto il resto lo randomizzo. Sbaglio. È stato uno sbaglio perché quando sono andato a effettuare una tecnica importante per andare avanti nel gioco, il personaggio non aveva un corpo, un modello 3D del corpo, non esiste nel gioco, e quindi il gioco si blocca. La terza volta sono dovuto scendere a compromessi. Tieni le tecniche e tieni anche i corpi dei personaggi. Quindi, ok, sì, personaggi randomizzati deboli, soprattutto perché ovviamente non possono capitarmi personaggi forti, ma tieni il loro corpo per appunto evitare problemi. Il problema però c'è stato perché tenendo i corpi originali non ho potuto randomizzare i corpi degli NPC. E nel primo episodio, ragazzi, ci sono cose divertentissime che purtroppo non ho potuto tenere nelle randomizer successive per evitare crash e freeze del gioco. Quindi sono sceso un po' a compromessi, ma la serie ho cercato di renderla più
divertente possibile, con commenti stupidi, dialoghi ancora più stupidi, cambiando il sesso dei personaggi perché alcuni sono femmina ma in realtà sono maschi, oppure tipo Sean che si trasforma, lo sappiamo tutti. È molto divertente la faccenda, tranne quei due capitoli che sono pallosi, in cui ho dovuto per forza cercare il modo di renderli più interessanti possibili. Comunque, ragazzi, serie estiva, le altre serie che sto portando continueranno a uscire per la prima settimana, poi si fermeranno anche quelle e riprenderò comunque sia a fine agosto con le live, con i video normali e tutto il resto, quindi mi riposo un pochettino perché davvero sto... ne ho fino a qua, proprio sto esplodendo, in questi giorni ho registrato di continuo, sono arrivato a cottura, sono davvero arrivato a cottura. Ragazzi, io comunque sia vi ringrazio per tutto il supporto mostratomi in questi ultimi mesi, che è stato davvero eccezionale. Vi lascio quindi da domani con Yo-Kai Watch, Puni Puni, e non lo so neanche se lo carico veramente, non ho ancora visto l'evento, quindi se è Portali Bizzarri o evento live non lo carico neanche per sbaglio. Quindi diciamo che ci vediamo forse con Yo-Kai Watch, Puni Puni, e poi da lunedì con la serie Randomizer. 10 episodi. Volevo farne 12, ma ho visto che è impossibile giocare con emulatore, tra l'altro, quindi ne vedrete delle belle. E niente, ci vediamo alla prossima. Bye bye!